Sì, al di là delle problematiche, come può vedere nelle mie mani, ho il verbale che è stato redatto al 31 luglio 2019. Verbale costituito tra noi come Comitato Via l'Europa e l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, nel quale vengono affrontati diversi punti e viene messo in atto la realizzazione di diverse infrastrutture che andrebbero a migliorare la riqualificazione del Via l'Europa, oltre allo spartitraffico che vogliono mettere in atto. Qui ci sono i vari punti. Abbiamo innanzitutto la realizzazione della raccolta delle acque bianche, che come possiamo vedere domenica c'è stata quella grande alluvione, qui eravamo nuovamente allagati come tanti altri posti della città. Abbiamo parlato col comune cercando di trovare delle alternative per non farlo e fare qualcosa di diverso, perché secondo me ci sono le alternative diverse. Loro dicono che sono obbligati ormai a farlo e che hanno un progetto approvato dall'Europa, però voglio dire, non stanno mantenendo i patti che abbiamo comunque, ci siamo visti più volte per poter stabilire qualcosa di diverso. Qua diciamo abbiamo un foglio che hanno fatto loro, dove ci sono vari punti. Dal 31 luglio a oggi, voglio dire, nessuno si è fatto vedere a completare, diciamo, questi vari punti. Abbiamo il restringimento dei marciapiedi e ora questo restringimento dei marciapiedi è scomparso. Prima si poteva fare a un tot metri, ora non si può più fare. Cioè, ci sono vari punti che devono essere affrontati prima della realizzazione dello spartitraffico. Tant'è che lunedì sono venuti sul posto i lavoratori, architetti, ingegneri per il proseguo del cantiere, cosa che noi abbiamo bloccato perché se non prima viene fatto ciò che ci è stato detto e che ci è stato firmato nel verbale, noi non siamo disposti a far continuare questi lavori qua. Ma non perché noi non lo vogliamo, cose del genere, perché si era preso un accordo, come si può vedere. Noi già dall'inizio avevamo chiesto sia ai tecnici che ai politici di cercare di modificare questo progetto, di eliminare questo spartitraffico. A parer nostro e dei cittadini della zona, tutto sommato questo spartitraffico non serve. E se teniamo conto, tra l'altro, che in fondo al Via l'Europa c'è la caserma dei Vigili del Fuoco e che loro nel periodo estivo purtroppo devono fare tanti interventi, lo spartitraffico potrebbe creare grossi problemi. Questo è il Via l'Europa, questo è l'intervento dei Vigili del Fuoco, perché normalmente è rimasta all'interno della vettura. Quindi non era all'interno dell'autovettura quando dovevo La donna intervenire. era all'interno dell'autovettura, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per portargli, prestare soccorso perché era impossibilità anche scendere dalla vettura. Questo è quello che accade sempre in maniera quando piove, non quando c'è pioggia torrenziale, quando piove. Non ce la facciamo più, siamo esasperati. Certamente ci sono anche delle ragioni di sicurezza che non possono essere disattese, ma dall'altra parte è importante tenere in considerazione, in debita considerazione, quello che è l'interesse dei commercianti, quello che è l'interesse della gente che vive all'interno di un luogo. E la conferenza dei servizi e i verbali servono proprio gli incontri per poter arrivare ad una soluzione che sia migliorativa, migliorativa per tutti. È evidente che l'amministrazione comunale ancora una volta dimostra tutta la sua disattenzione, tutta la sua poca attenzione. Adesso vorremmo capire fino in fondo e se questi impegni che sono stati presi in un verbale sottoscritto dalle parti, sottoscritto sia dall'amministrazione comunale sia dai commercianti, che fine abbia fatto, se sia soltanto carta straccia, l'ennesima per l'amministrazione comunale, o se si voglia realmente tenere in considerazione quello che loro hanno preso come accordo.